Fare, ma chi mi dice che io devo essere nel tuo video? Scusa, dai, almeno così. Questo è anche un video evento, ho fatto vedere un occhio. Eccomi qua Narita, sto andando adesso a prendere il volo che si va in Thailandia. Devo dire che ieri sono andato a dormire tipo alle 3 e mi sono dovuto svegliare alle quarto alle 6, quindi ho dormito 2 ore e 45, ma tutto bene, ne valsa la pena perché sono andato a mangiare in un izakaya con i mates, quindi vi lascio qua un pezzettino del video. È buonissimo. Guarda che è buona, la proverai. Ragazzi, io vado sul sicuro, che dite? Ma guarda che grandi che sono. Ah no, ma sono due ravioli. Lo scheletro di un pesce, non sono ravioli. Non ci stacca. Un po' le mani, sei italiano. Non so se fortunatamente o sfortunatamente non posso mangiarla perché c'è il formaggio. Però, guarda la relazione. Perché non puoi mangiare il formaggio? Stile soia. Napoli! Napoli! Questo è un osomaki. Questo no, non è osomaki, sarebbe, vorrebbe dire che è sottile, questo è più grosso, quindi questo è un maki normale. Futomaki. No, sì, un futomaki tra i due. Vedi Sasha quanto è esperto. Itakoyaki. Ma come mai ne sono arrivati due? Io ne ho ordinato uno, vabbè, avrò premuto male. Ma l'hai mai mangiato? Sì, non mi è piaciuto. Cos'è il pesce morto? Quale? Polpo. Beh, ma no, quello sopra. L'ho grattugiato sopra. Ah, sì, sai come si dice in italiano? Polpo. Cazzo, è il pesce che si chiama cazzo. Io un polpetto di polpo lo assaggio. Ma io sono a posto. Un polpetto di polpo. Questa è una specialità di Osaka. C'è un gambero. Aiuto. Anch'io lo voglio il negima. Bene, quindi adesso si parte per la Thailandia. In Thailandia incontrerò Sol Mafia. Poi dopo la Thailandia andrò in due altre nazioni, quindi ci sarà un sacco da divertirsi in questo viaggio. Adesso sto guardando cosa potrei mangiare, che c'ho un po' di fame, ma magari trovo qualcosa. Mi sono preso due nigiri perché c'ho fame. Questo è ancora, vi ricordate che ero andato con Kumiko a fare quei giochini? Ecco qua il risultato, mi fa ancora male. Cioè no, non mi fa male, però c'è ancora la ferita. Aspettando il taxi, siamo a Bangkok. Tu non sei truccato, vero, adesso? Perché non osare mettermi. No, non ti metto, metto solo la maglia. Siamo a Bangkok, fa più caldo che in Giappone, assicuro. E stiamo aspettando un taxi. Ok. Che ticket, ok. Ho già capito tutto. Il numero 36. Praticamente con questo numero a Bangkok poi dovete andare nella linea 36. Quindi andiamo al 36, io direi. Tutti al 36, una regola. Sì. No, vabbè, dipende se... Ok, sì, ok. Che battute! Ecco qui che è arrivato il nostro taxi. Infiliamo le valigie nell'apposito contenitore. Che cos'è quella? Cos'è? Guardate che look che gli ho fatto a Marco, i capelli aerodinamici. Tu me li fai? Sì! Okay. Vi ricordate in Corea che gli ho tagliato i capelli? A posto! Allora, qua c'hai un buco ma non te l'ho fatto io, ce l'avevi in partenza. Oddio! Sto perdendo i capelli. Sei... Guardate che bel lavoro. Ah! Dai, aspetta però, prima di fare quello puoi salutare. Chi? Tutti. Ciao a tutti follettini e follettine. Perché no? Come si chiamano i tuoi fans? I miei fan? Non lo so. Hai dei fan? Gente con poco gusto, se mi seguono? Sì. Non lo so. Vabbè, i capelloni. Non lo so, l'esercito dei senza morte, tipo. I senza occhi. L'esercito dei senza occhi. Sì. Siamo a Bangkok! Guarda che testa piccola che c'ha Sol Mafia. Ma forse tu hai delle mani grandi. Sai cosa dicono delle persone con le mani grandi? Non lo so, che sono intelligenti? Dai, mettiti il cappello. No, è brutto, mi siete formato. Ma guarda che non è che tutto deve essere dritto e perfetto. Ma fa schifo così. Guardate che oggi c'ho lo stand. Quindi le riprese di oggi saranno molto più ferme rispetto a come vi ho abituati negli ultimi video. E mettitelo. Ma guarda, c'è una luce bellissima, comunque qua, guarda mo. Sembra un idol coreano. Vero che è fantastica la luce qui? No? Se non conoscete Sol Mafia andatevi a iscrivere al suo canale. Sexy. Metti una sulle gambe. Cosa? È che non so fare. Sembra proprio un Giacomo minchia, muoviti. Dobbiamo fare l'intro. Dobbiamo fare l'intro, ma chi mi dice che io devo essere nel tuo video? Scusa. Dai, almeno così. Questo è anche un video evento, ho fatto vedere un occhio. Parla.
È il tuo canale, mica il mio. Appunto, fa l'interessante. No, questo canale fa schifo, ragazzi. Ciao, non dire la verità, devi essere finto. Ah, ciao ragazzi, benvenuti in questo video bellissimo. Ma il cesso è bello. Davvero, è più bello senza cesso. Vai, veloce, allora, sono le 10, devo andare a prendere un visto turistico. Ma per Sebastiano Serafini la priorità è la intro del suo video. Non è vero, ti ho aspettato per un'ora e mezzo. Facciamo la intro del video, ciao. Oggi andiamo a prendere il visto. Esatto, mio, quindi per questo siamo venuti a Bangkok. Quindi scopriremo se Son Marta lascia la Corea. Oh no, esatto, scopriremo se riuscirò a non essere più un immigrato clandestino in Corea del Sud. E quindi e altre cose bellissime che darò in questo video. Tra cui scene di tra cui scene di vedrete, perché non abbiamo ancora fatto niente, non sappiamo neanche cosa faremo dopo. Ciao! Ciao! La gita in Bangkok. Nostro amico Sol Mafia sta già facendo i suoi primi amici thailandesi. Allora, oggi missione importante. Bisogna trovare l'ambasciata coreana in Thailandia. Marco è super emozionato all'idea di andarci. Felicissimo, grande allegria stamattina. Proprio grande gioia. Ha già fatto delle amicizie con vari taxisti locali, bestemmiando in varie lingue. Perché vogliono fregarmi. Che ovviamente vedono Sol Mafia. Chi non vorrebbe fregare Sol Mafia? Esatto. Guardate che bella la Thailandia, mi ricorda molto la Corea. Quindi vabbè, siccome... Mamma mia, ma che traffico! Dobbiamo andare a Thailand Cultural Center. Ok, siamo a Pattaya. Guardate che bella la metro in Thailandia. Prendiamo lo Skytrain. Dunkin' Donuts ce l'avete anche voi? In Giappone no. I controlli per la sicurezza qui sono non pochi, come potete vedere. Il nostro piano di far esplodere la metro di Bangkok è fallito. È fallito. Qua tengono la destra. In Corea tenete la destra o la sinistra? Destra. In Giappone la sinistra. Ma perché si guida al contrario? No, no, ci ho fatto un video al riguardo. Ma è anche per la guida, no? Perché anche a Londra, per esempio. Però la guida, ma per il camminare è una cosa proprio della cultura. Eh beh, ma sarà uguale anche per la guida allora. Eh no, 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 sono due cose diverse. Praticamente il camminare per un fatto di katane. Che portavano la katana legata sul lobby al lato sinistro. E per cui se camminassero a destra si urtano e devono fare un duello a sangue che si uccidono. Qui non è il caso. Infatti è proprio da prima che esistessero le macchine. Qua c'è il telefono, noi abbiamo l'iPhone. Qua c'hanno l'FX7. Che cos'è? Perché ma è uguale all'iPhone 10. Vero? La versione tarocca dell'iPhone. Guarda Sol Mafia, non vorrei dirtelo, ma secondo me ci ha preso per il culo. Queste non sono i biglietti della metro. È per le giostre. Sì, è per le giostre. Funziona a gettoni? Funziona? Pensavo che erano quelli da mettere perché non traballasse il tavolo. Ma non fanno ridere, guardate un po'. C'ho così tanti cash che non mi si chiude il portafoglio, ragazzi. Noi gente con esatto, big money. Con big money. È grazie a YouTube, vero? Mi ha fatto vedere le sue analitiche. Non sapete quanti soldi vi sta rubando Sol Mafia. Vi sto rubando, cacchio. Sì, e oltre a rubare il tempo, che il tempo è la cosa più preziosa. Il tempo è denaro. Il tempo è denaro, anche i soldi. Ed ecco come si esce dalle metro in Thailandia. Sol Mafia se ne va, ha deciso che mi odia. Vabbè, comunque intanto vi saluto, vi aggiorno sulle cose. Tanto Sol Mafia so che in realtà corre, ma corre per tipo un minuto, poi si ferma perché non è in grado, quindi tranquilli. Ma guarda in che posti meravigliosi che mi porta. Sono stato 6 volte in Thailandia e non sono mai venuto qui. Allora, la mia idea era fare tipo una vacanza esotica. Qua è esotico, ci sono le piante, ma è un caldo che si muore. Sono 50 gradi all'ombra. Il caldo è esotico. Il caldo è esotico, sì. Sempre più caldo, sempre più allegria e sempre più energia. Stiamo per arrivare all'ambasciata. Abbiamo camminato per molti minuti nel caldo, tipo sono 60 gradi all'ombra. Che cazzo mi vai fare, Marco? Cioè, scusate, ci sono 4. Ma a me sembrano molti di più. Serafini, ma io quanta pazienza devo avere secondo voi? Ma cazzo, stiamo andando all'ambasciata! Io potevo rimanere a casa. Rimanevi a casa. No, non a casa, però tipo in hotel. Facevo le mie cose. Vabbè. E invece? Invece mi porti a vedere questi posti bellissimi. Cioè, io non lo so, sono passati altri 10 minuti, siamo sempre qua a camminare al caldo. Stai attento a toccare i fili. Ah, giusto. Ed eccoci all'ambasciata coreana. Sol Mafia, dica. Ma comunque saremmo arrivati troppo tardi, perché sono le 10:30 e fino alle 10:30. Ragazzi, era chiusa. È chiusa. Oggi. No, fino alle 11:30. Però solo oggi è chiusa.
Guarda, Marco, sei una merda, proprio, sei una merda. E che ne so io che solo oggi è chiusa? Cioè, tu mi hai fatto camminare dalla contea, ho fatto tutte le terre di Mordor per andare in sto c***o di Montefato e scoprire che era chiuso. Vorrei darti un dito. Bel pollice in su se vi è piaciuto questo video. Vi ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini, è ora disponibile nei maggiori digital store.